Ben ritrovati, buonasera a 100 Sport Magazine, la nostra trasmissione regionale dedicata allo sport, al calcio in particolare nella prima parte della nostra puntata anche odierna e poi nella seconda parte spazio agli altri sport, in particolare alla Prisma Volley. Beh, è un momento particolare perché siamo nel vivo del campionato di Serie D Girone H, ma siamo anche alle ultime battute di questo estenuante, lunghissimo calciomercato che ha interessato la Serie D e, come avevamo in qualche modo anticipato nelle scorse puntate, sta cambiando qualcosa, potrebbe ancora spostarsi qualche equilibrio, soprattutto dalle parti delle squadre che lottano per non retrocedere. Attivissimo il Gravina, attivissimo a quanto pare anche il Brindisi e vi abbiamo anticipato ieri quello che potrebbe essere il grosso colpo di questa parte finale del mercato, ossia il trasferimento di Pablo Acosta dal Molfetta alla Fidelissandre. Giusto per buttarvi lì qualche notizia che andremo ad approfondire nel corso di questa trasmissione. Tra i nostri ospiti ci sarà anche il direttore sportivo del Casarano, Marcello Pitino, col quale ci collegheremo tra poco, ma saluto subito Francesco Friuli in diretta dalla nostra redazione sportiva dalla sede di Taranto. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera, buonasera Fabrizio, buonasera a tutti voi. Beh, insomma, credo che sia una puntata importante anche visto il successo quest'oggi dell'Altamura in rimonta contro il Molfetta. A questo punto Molfetta fuori dai giochi promozione, ma si capiva che il Molfetta avrebbe puntato a salvarsi. Invece l'Altamura, che nel recupero della 17ª giornata ha vinto con 3-1, in rimonta anche la formazione murgiana, questo significa che l'Altamura è sicuramente una delle pretendenti e può addirittura arrivare allo stesso livello del Casarano, Fabrizio. Quindi puntata col pepe, possiamo tranquillamente dire. Nella seconda parte sì, ci avvicineremo, diciamo, ai playoff per quanto riguarda la Prisma, perché conosce da domenica, da Pasqua, la sua avversaria playoff, o meglio da sabato santo la sua avversaria playoff, che è Cantù. E paradossalmente Cantù, che aveva anche dal punto di vista cestistico incrociato le vie della Puglia e proprio della zona di Brindisi negli ultimi giorni, ebbene la ritroveremo questa volta nel volley per la promozione in Superliga. Quindi puntata tutta da seguire, ma attenzione, perché oltre al mercato, Fabrizio, c'è la cronaca di tutti i giorni e quella ci lascia aperta a qualsiasi scenario per quanto riguarda questa intrigante Serie D Girone H. E allora tra poco approfondiremo i temi che riguardano tutta la Serie di Girone H, in particolare focus chiaramente su Taranto e Brindisi. A proposito di Brindisi, ci colleghiamo in diretta con lo stadio Franco Fanuzzi, dove oggi pomeriggio c'è stato un incontro abbastanza importante, direi anche in chiave mercato. Andrea Contaldi, ben ritrovato, buonasera, lo vedo già con un ospite. Ben ritrovato Fabrizio, sì, siamo con Renato Pagnino, ovviamente parleremo con lui, quello che è venuto oggi, perché il Brindisi ha presentato due giocatori, che sono tantissimo alla rosa, non ha completato il reparto di forza, era carente, e si riparte dal quinto con la prova prestazione sul campo. Assolutamente, come avevamo anticipato, la nostra prevenuta a lavorare sul reparto offensivo e oggi abbiamo presentato due giocatori importanti, due prime punte strutturate, a mio avviso mancava questa squadra, quindi la ricerca dei finalizzatori si è conclusa con l'acquisto di Evapo e Palestracci. Andrea, fermo un attimo, Andrea, mi senti? Andrea, fermati un attimo, sì. Sei, lo diciamo tecnicamente, facciamo tutto live, con l'ambientale, devi avere il microfono evidentemente che non sta andando, quindi risolviamo il problema con Andrea Contaldi. Però abbiamo compreso bene dalle parole di Renato Voglino che il Brindisi ha ufficializzato l'acquisto di due giocatori, Balestracci, giocatore che vi avevamo presentato già nei giorni scorsi, appunto Davide Evacuo, profilo che conosciamo bene soprattutto in Serie D. Riproviamo Andrea? Sì, allora facciamo concludere il direttore stamattina. Niente, allora abbiamo solo l'ambientale, non siamo fortunati con le dirette dal Fanuzzi ultimamente, vediamo di risolvere. Allora Francesco, iniziamo da qui mentre Andrea prova a risolvere i problemi tecnici. È un mercato vivo, è un mercato ancora vivo in queste ultime ore di calciomercato. Si aveva bisogno, ecco, guardando poi anche la classifica, di quello che è la prima punta, perché
anche nella gara contro il Taranto, ma anche nella successiva gara contro il Molfetta, se ben ricordi, era la fase finalizzativa che era mancata in un tempo col Taranto e paradossalmente per tutta la partita contro il Molfetta. Ebbene, probabilmente con Evacuo, e non solo, insomma, ha risolto questo problema, da naturalmente convertire sul campo queste che sono le indicazioni dei giocatori. Quindi sicuramente il mercato è vivo, vivo molto per il Brindisi, che adesso ha questa grande chance, quella di poter cercare di arrivare alla salvezza diretta, perché è nel gruppone, va detto, il Brindisi, delle squadre a 24 punti con Fasano, Aversa, dietro di lei c'è soltanto a un punto il Francavilla, quindi nel cosiddetto gruppone che sta provando a raccogliere quel posticino utile a poter salvarsi, evitando la coda dei play-out, qualora i play-out saranno svolti e in che modo poi saranno svolti, questo lo capiremo più avanti, perché noi sappiamo che qualcosa dovrebbe cambiare visto anche le modifiche dell'eccellenza in alcune regioni. Pertanto, Fabrizio, penso che questi colpi del Brindisi vadano a rafforzare la formazione adriatica e il lavoro soprattutto che ha fatto il mister De Luca, perché se ha dato equilibrio dal punto di vista mentale, soprattutto a una squadra che non ci credeva e a un certo punto ha iniziato anche a sballare un po' troppo, Fabrizio adesso invece ha avuto equilibrio, ha dato equilibrio soprattutto nella parte mediana, ha sistemato e tanto qualcosa in difesa, però doveva trovare un po' di forza in più in attacco, fatto salvo, Fabrizio, correggimi se sbaglio, che il Brindisi comunque resta dalla cosiddetta panchina corta. Quelle sono le scelte di De Luca, 11 giocatori più 2-3 per il resto è adattarsi alle possibili soluzioni e ai possibili problemi durante le partite da parte tra della poco arriviamo al mercato anche delle altre, poi abbiamo un focus particolare sul Taranto. Allora, così abbiamo la possibilità di provare con Andrea, se Alessandro Colavito è pronto in regia, vediamo questo servizio dedicato al Gravina, perché è una delle squadre più attive in queste ultime ore di calciomercato, perché evidentemente, vista la classifica, è una delle squadre che ha bisogno di migliorarsi in questo senso. Vediamo il servizio. Non vince, non segna da 9 partite. Il Gravina non gioisce per un gol da 2 mesi e mezzo, dal 3-0 inflitto al Fasano nel derby giocato al Vicino lo scorso 20 gennaio. Poi 5 pareggi, tutti per 0-0, e 4 sconfitte. L'ultima, onorevole, per 1-0 allo Iacovone contro la capolista Taranto prima di Pasqua. Piange e non può essere diversamente alla luce della recente assenza da successi la classifica di Murgiani, penultimi con 17 punti all'attivo, uno in più della Cenerentola Putiolana, che sarà avversaria della squadra allenata da Marco Gavurro proprio domani nel recupero della 19ª giornata di Serie D, fischio d'inizio allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli, fissato alle ore 15. Partita non importante, ma molto di più per le ambizioni salvezza del Gravina. Servirebbe, inutile nasconderlo, una mezza impresa per confermare la categoria nazionale già al termine della stagione regolare. Farlo ai play-out invece è sicuramente un obiettivo più alla portata dei murgiani, a meno 2 dal Portici, ma anche 3 gare in meno giocate rispetto ai campani. Con 13 partite ancora da disputare dei gialloblu, compresi gli altri 2 recuperi in casa con il Real Aversa e in trasferta con il Casarano, tutto è possibile. Fondamentale però sarà non perdere domani contro la Putiolana per evitare di scivolare all'ultimo posto. Doveroso tuttavia provare a segnare e a vincere, sfatando un doppio tabù che ormai dura da troppo tempo. Gavurro intanto ha concesso riposo ai suoi solo nella domenica di Pasqua. Ieri la squadra infatti ha trascorso la Pasquetta allenandosi sul campo. Stamane la partenza per la Campania dopo la seduta di rifinitura. Il tecnico del Gravina intanto non avrà a disposizione lo squalificato Gilli, pacchetto arretrato affidato a De Gole Perez. Possibile una maglia da titolare in mezzo al campo per Toskic. Niente male davvero all'esordio il montenegrino nello spezzone di gara giocato a Taranto. Di fronte ci saranno gli ex Riccio e Catinali, con quest'ultimo che ha cominciato questa stagione proprio al Vicino. Zero fronzoli, tanta sostanza, e di questo che avrà bisogno il Gravina contro la Putiolana per non compromettere ulteriormente una stagione già sin troppo complicata. E allora saluto anche il direttore di BluNote.it, Dante Sebastio, in diretta da Milano. Ciao Dante, buonasera. Fabri, buonasera a te e a tutti coloro che ci ascoltano in questo momento. Allora, con noi abbiamo ovviamente Francesco Friuli dalla sede di Taranto, di Studio 100, c'è Andrea Contaldi in diretta dal Fanuzzi, perché il Brindisi ha presentato oggi pomeriggio dei nuovi calciatori.
Ci fai proprio un flash, un telegramma di un minuto su questa Serie D Girone H? Che sensazioni hai, soprattutto dopo la vittoria sofferta ma importante del Taranto col Gravina? Dici a me, Fabri? Sì, sì. Sinceramente l'Altamura è, la team Altamura è una squadra abbastanza quadrata, ha dato la dimostrazione di essere piuttosto tosta anche nella sfida con il Casarano di giovedì santo. È una squadra da tenere in seria considerazione fino al termine del campionato, perché ricordiamolo, ancora 4 gare da recuperare, mentre il Molfetta le ha giocate praticamente tutte. Adesso si è messa al pari non con tutte le squadre, ma con chi è arrivato a 24. Quindi è una squadra da tenere veramente in forte considerazione. Francesco? No, io innanzitutto saluto Dante. Continuo a dire che l'Altamura, ma non solo Dante, secondo me fin quando non ci sarà il testa a testa, che noi avevamo più volte sottolineato, quello con il Casarano è un vantaggio per il Taranto, nel senso che più squadre ci sono a lottare per la promozione meglio è. Quindi io penso che il successo in rimonta dell'Altamura nel pomeriggio di quest'oggi abbia dato un segnale al campionato di come non sia soltanto corsa a due, e pertanto le squadre quadrate, le squadre che possono avere la continuità, possono arrivare fino in fondo. E paradossalmente, guardando di fronte Altamura e Casarano, è risultata meglio l'Altamura rispetto ai leccesi, non tanto per il successo, ma perché dal Covid è uscita la squadra di Monticciolo ancor più convinta dei propri mezzi. È una di quelle squadre che poi non ha cambiato la linea tecnica, se ben pensate, nelle formazioni di vertice, fatto salvo poi il Lavello, se vogliamo considerarlo un'altra squadra nel lotto per la promozione, anche se lì c'è il fattore discontinuità che sicuramente non è dei migliori. Quindi attenzione, e attenzione perché è vero che il mercato almeno per le big sembra essere chiuso, mentre invece si sta muovendo per le formazioni di bassa classifica, ma qualora nelle ultimissime ore di mercato qualcuna di queste squadre voglia provare un nuovo colpo da 90, lo potrebbe anche provare, anche se secondo me sarebbe deleterio a questo punto. No, io invece una cosa voglio chiedere a Dante: qualora il 25 aprile ci si fermi, cioè si gioca il 25 aprile e ci si fermi, secondo te non è uno svantaggio per le formazioni che invece hanno dovuto correre e tanto fino a questo momento per recuperare le partite? Sicuramente è uno svantaggio per chi ha dovuto correre tanto, anche perché l'Altamura ha 4 gare da recuperare e adesso è soltanto all'inizio. Domenica si gioca, poi si rigioca mercoledì, che c'è il turno infrasettimanale. L'Altamura probabilmente scenderà in campo domenica e poi di nuovo mercoledì. Se si dovesse fermare il campionato, da quello che ho capito, si fermerà soltanto per una sola giornata, non per più giornate. Quindi ci sarà uno stop per consentire quanti più recuperi possibili. E questa è l'incognita, secondo me, che bisogna tenere in considerazione per l'Altamura e per chi deve recuperare tante altre partite, come per esempio il Gravina, la Putiolana. Come arriveranno queste squadre fino in fondo? Il Taranto all'inizio pure ha giocato abbastanza bene perché era piuttosto fresco, però poi negli ultimi recuperi ha pagato dazio dal punto di vista fisico. E per non dimenticare il Sorrento, che aveva 4 partite da recuperare, e le ultime le ha praticamente perse tutte, anche con risultati abbastanza sonori. Questo vuol dire, e poi non dobbiamo dimenticare che adesso è vero che c'è un'ultima coda d'inverno in questo momento, però tra una decina di giorni arriveranno i primi caldi e quindi bisognerà far fronte anche a questo. Non sarà semplice e diciamo che l'idea di bloccare il campionato, seppur per una sola domenica, non è malvagia, perché è chiaro che io penso che sia inevitabile, Dante, sinceramente, in questo momento è inevitabile anche, sì. Tra poco ci torniamo, scusate un attimo, però devo andare velocemente al Fanuzzi perché c'è Andrea Contaldi con Renato Voglino. Vai Andrea. Ma per chi non li conosce, vabbè, niente, non possiamo fare il collegamento, è chiaro che c'è un problema
sul microfono. Dicevo, Dante, è chiaro che è inevitabile in questo momento sospendere, anche per dare un minimo proprio di regolarità ad un campionato che evidentemente, secondo me, non è falsato come dicono molti, ma è decisamente condizionato da una serie di variabili. Lo abbiamo detto tante volte, l'emergenza Covid in primis, il mercato aperto così tanto tempo, e io in questo senso vi aggiungo un altro elemento di riflessione. Probabilmente il Taranto può avere un vantaggio in tutta questa vicenda, perché uno, ha già sviluppato i suoi recuperi e giocato i suoi recuperi più impegnativi, e due, in un momento in cui il campionato è particolarmente stressante, sta recuperando dei giocatori che fino ad oggi non ha praticamente mai avuto, che è come se andasse ad allungare la rosa nel momento più delicato del torneo. Sì, esattamente, hai proprio ragione Fabri, è proprio questo il vantaggio del Taranto, che in questo periodo, se qualcuno sta perdendo dei pezzi perché magari si gioca troppo, il Taranto invece li sta recuperando. Domenica scorsa, giovedì scorso è rientrato Alfageme, ad Aversa dovrebbe rientrare Corrado, che è un altro calciatore su cui il Giuseppe La Terza ha puntato tantissimo, no, per colmare appunto le lacune che si erano create in attacco nel corso della stagione. E senza dimenticare poi i calciatori che sono fuori, come Guaita, Santarpia, che potrebbero approfittare proprio di quella settimana di riposo per poter recuperare e quindi dare un vantaggio in più al Taranto stesso. E, ripeto, si dovrebbe fermare il campionato per una sola giornata, poi se si vogliono fare le cose in maniera corretta e quindi arrivare a un certo punto del campionato con le squadre che abbiano giocato tutte le stesse partite, magari allungare la chiusura di un paio di settimane, ecco, non sarebbe un grosso problema. È chiaro che i calciatori farebbero meno vacanze del solito, però sappiamo tutti che la stagione si chiude al 30 di giugno, quindi arrivare fino a quella data non sarebbe un peccato, ecco. Allora, Francesco, su questo argomento, e poi dico alla regia se è possibile cominciare ad approntare il collegamento con Marcello Pitino, direttore sportivo del Casarano. Sull'allungamento del campionato sono d'accordo con Dante, anche perché alla fine siamo tutti quanti consapevoli che questo è un campionato diverso rispetto agli altri. Dante, alla fine questo non è un campionato falsato, sapevamo dall'inizio le regole del gioco, sapevamo che ci potevano essere degli stop, sapevamo che c'erano delle regole che poi sono cambiate in corso d'opera, e sappiamo che alcune regole potrebbero addirittura cambiare per quanto riguarda playoff e playout, e quindi rimaniamo ancora su questo campo. Io continuo a ripetere una cosa che ho detto nella trasmissione di Dante di pre-gara della gara contro il Gravina, e lo ribadisco ancora. Io penso che il 25 aprile sia una data importante anche per il Taranto, perché poi mancheranno 6 giornate, ma il Taranto prima di quella partita ha 2 trasferte consecutive. Facevo questa analisi oggi, il Taranto ha nelle prossime 4 gare 3 trasferte, Aversa, Fasano e Andria. Probabilmente la gara con l'Andria e quella con l'Aversa sono con il coefficiente più alto per 2 motivi. Il primo, perché l'Aversa si sta giocando la salvezza diretta e comunque sappiamo che è una partita particolare vista l'andata, e poi l'altra è quella con l'Andria, con Gigi Panarelli che è un ex e soprattutto vuol far bella figura ed è in una zona d'alta classifica e vuole rimanerci. Pertanto, se il Taranto alla fine di questo mini tour de force ci arriva nelle migliori condizioni di classifica possibili, per intenderci, limita quanto più i danni, perde meno punti possibili, allora il Taranto può recitare un ruolo da assoluta protagonista, perché in questo momento il Taranto è padrone del proprio destino, questo è bene ricordarlo, perché a parità di partite, qualora le altre dovessero vincere tutte, il Taranto avrebbe 2 punti di vantaggio. E non è un vantaggio da poco, considerato anche, Dante, correggimi se sbaglio, che il Taranto migliore noi l'abbiamo visto in trasferta, e in trasferta il Taranto è a pari punti in una speciale classifica con il Picerno, ha fatto 20 punti il Taranto in trasferta, sarebbe in testa anche fuori casa, oltre che in casa, quindi attenzione, parliamo di una squadra, quella rosso-blu, che se mantiene questo fattore trasferta, ebbene, probabilmente nelle ultime 6 giornate si tiene in vantaggio rispetto alle dirette inseguitrici. Francesco, mi fai salutare anche il direttore, sì. Mi fai salutare anche il direttore sportivo del Casarano, Marcello Pitino, che ringrazio per la disponibilità in diretta con noi. Ben ritrovato direttore, buonasera.
Buonasera a voi, bentrovati a tutti. Allora, con noi ci sono Francesco Friuli, poi c'è Dante Sebastio, direttore di Blunote.it, abbiamo il collegamento con Andrea Contaldi e Alfanuzzi, dove il Brindisi sta presentando, ha presentato i nuovi giocatori. Allora, direttore, le chiedo subito un flash da parte sua, se riesce in un minuto a descriverci questo campionato, questa Serie D Girone H, da esperto, da detto ai lavori, e poi magari proviamo a fare un focus sul Casarano. Che campionato stiamo vivendo? Basta una parola per definirlo oppure dobbiamo scrivere un libro? No, va bene anche una allora, frase. Per definirlo è un campionato, dire anomalo e dire poco, purtroppo, vale per tutti naturalmente. È un campionato talmente, diciamo, diverso completamente da tutti gli altri, mi auguro che non ce ne siano più, probabilmente sarà unico, resterà nella storia del calcio, dove ogni regola viene stravolta, ogni previsione viene stravolta e di qui tutta quella che è la programmazione che in genere si fa ad inizio o in corso di stagione. Quindi parliamo, secondo me, bisogna decifrarlo settimanalmente, perché settimanalmente cambia sempre. Ecco, in questo momento in cui è difficile chiaramente leggere la classifica, no? Perché abbiamo comunque una fotografia condizionata dal fatto che non tutte le squadre abbiano disputato lo stesso numero di partite. Qual è la sua, il suo punto di vista? Nel senso, rispecchia quelli che sono attualmente realmente i valori sul campo espressi dalle squadre? E le dico anche, è un po' deluso dal suo Casarano? Ma guardi, dire rispecchia il valore delle squadre, noi andiamo a leggere una classifica così, con i recuperi potremmo dire di sì, ma non è così, perché è un campionato, tra virgolette, falsato, perché tu incontri squadre in momenti diversi da dove magari li avresti dovuto affrontare, e quindi non sappiamo quale poteva essere il risultato. Per cui, rispetto alla situazione che c'è, si rispecchiano, probabilmente rispecchia i valori attuali. Normale che noi ci aspettavamo qualcosina in più dalla nostra squadra, però al netto delle partite da recuperare saremmo lì a 10 partite dalla fine, con un margine, diciamo, minimo. Quindi è un campionato che rispecchia i valori, perché il Taranto è una strada costruita per vincere, il Casarano lo stesso, l'Altamura lo stesso, cioè le squadre, il Picerno, il Lavello, sono tutte squadre che inizialmente erano accreditate, poi se qualcuno lo diceva in maniera più palese, qualcun altro si è nascosto dietro, va bene, però la verità è questa. Quindi, in linea di massima, alla fine si poteva avere qualche punto in più, ma se parliamo con ognuno di noi magari ad oggi pensava di poter avere qualche punto in più, la classifica è questa, ce la prendiamo e bisogna lottare fino alla fine, stare lì, come si dice in gergo, sul pezzo, per non, alla fine, per non, poi non rimanere magari insoddisfatti rispetto a qualche punto che perso per strada. Quindi adesso cerchiamo di da parte nostra di dare il massimo in queste ultime 12 partite che ci restano, e poi i conti li faremo alla fine. Allora, la lascio in pasto a Francesco e a Dante. Francesco, credo che il direttore non ti senta, quindi dovrei fare io da ponte, però ecco, non so, provo a fare la domanda, altrimenti poi gliela giro io. Saluto il direttore e nel caso ti chiedo di girare questa domanda. Qual è direttore, stato riesce a sentire limite? Francesco? È troppo piano, troppo piano. Allora, vai Francesco, poi gli giro io la domanda. Qual è stato il limite di Vincenzo Feola che non ha permesso al Casarano di restare al momento ancora più avanti in classifica? Qual è stato il limite di Vincenzo Feola e cosa quindi non ha consentito al Casarano a questo punto della stagione di essere primo in classifica? Ma il limite, noi purtroppo, diciamo, con Feola abbiamo subito troppe reti, diciamo, e l'andamento fuori casa non era magari come ci si aspettava. Quindi, però, ripeto, le valutazioni a posteriori è facile farle,
bisogna farle al momento, e noi abbiamo pensato di dare un cambio di marcia sostituendo il mister, ma voglio dire, è normale, rispetto alle ambizioni di El Catarano qualcosa dovevamo fare. Dante. Buonasera direttore, non so se mi sente. Giro io, Dante, no. Vai. Perfetto. No, volevo dire che giustamente il direttore ha detto che ci sono tante squadre che sono state costruite per vincere, però alla vigilia, almeno sulla carta, Casarano e Lavello erano le due, tra virgolette, corazzate che dovevano piazzate su tutti, almeno in pole position. E poi volevo tornare sull'argomento Feola, perché è sembrato strano il momento in cui è arrivato questo esonero. Cioè, l'esonero magari non è arrivato dopo la sconfitta di Aversa, ma è arrivato, diciamo, in un periodo, diciamo, quasi tranquillo, ecco. Allora, direttore, diceva Dante Sebastio, innanzitutto è vero che sono tante le pretendenti, ma all'inizio della stagione comunque gli addetti ai lavori indicavano Casarano e Lavello come le due principali candidate al salto di categoria. E poi come mai l'esonero di Feola proprio in quel momento, quando non era probabilmente il momento di massima crisi del Casarano? Ma rispetto alle squadre, abbiamo, io credo che dall'inizio si è sempre detto, nessuno aveva escluso mai il Taranto, nessuno aveva escluso il Picerno, oltre poi le squadre non si fanno sulla carta, le squadre si fanno sul campo e si costruiscono piano piano, magari quelli lì che abbiamo rivoluzionato un po' di più siamo stati noi sicuramente, e quindi probabilmente dai nomi si poteva vincere qualcosa in più, ed è qualcosa in più che in effetti noi volevamo avere, però purtroppo per un minuto io per un altro siamo stati frenati. Poi i momenti giusti, non si, alla fine, ripeto, a posteriori non si sa mai quali sono. Noi abbiamo ritenuto, come dicevo, perché sì, è vero, però venivamo da una sconfitta ad Aversa e da un pareggio a Fasano, dove ci aspettavamo qualcosina in più, onestamente. Quindi approfittando della sospensione del campionato, delle partite che c'erano state rinviate, con la società si è deciso di dare questa eventuale accelerata, diciamo, questa accelerata. Poi i momenti a 15-16 partite dalla fine del campionato, quindi pensavamo sì di noi di fino alla fine di poter continuare con Feola, il progetto con Feola, e a volte non è che perché tu cerchi di sostenere l'allenatore poi dici sbagli perché lo cambi dopo. C'è un momento dove devi fare delle analisi, la sintesi, e l'analisi e la sintesi in quel momento ci ha detto di agire in quella maniera, anche perché, come dicevo prima, rispetto a tutte queste partite sospese, rinviate, eccetera, eccetera, tu non puoi mai cercare di programmare prima quello che eventualmente vorresti fare. Quindi al momento devi cercare di trovare la soluzione più giusta. E tra ecco, COVID, Fabri, scusami. Vai Dante, scusa, vai. No, volevo fare un'altra, l'ultima vai. Domanda, almeno per quanto mi riguarda. Poi. Ma con Orlandi, secondo lui, è cambiato qualcosa? Perché, insomma, dal punto di vista dei risultati, almeno in trasferta, se consideriamo, va bene che hanno pareggiato a Taranto e hanno vinto a Bitonto, ma con Orlandi è cambiato qualcosa secondo lui? Ha visto cambiamenti con Orlandi, direttore, rispetto alla gestione Feola? Credo che dal punto di vista dell'organizzazione difensiva qualcosina in più sicuramente abbiamo visto. Normale che magari è andato un po' a discapito di quello che è la fase offensiva, ma di certo, anche se poi i gol li hai creati lo stesso, e purtroppo è un momento. L'abbiamo perso. Proviamo a recuperare il direttore sportivo del Casarano, Marcello Pitino, e poi vogliamo ancora approfondire dei temi legati al campionato. È caduta la linea. Allora, Francesco, Dante, il discorso è quello che se si va a vedere adesso la classifica, si pensa ad un campionato chiaramente quasi chiuso, no? Virtualmente chiuso. Il Casarano deve giocare però altre due partite. Bisogna capire adesso mentalmente se però
questo più 8, che comunque dal punto di vista visivo può avere un peso, avrà un peso anche dal punto di vista psicologico sul Casarano, Dante? Diciamo che dal punto di vista psicologico Pronto? Potrebbe avere un peso, perché tu sai che non puoi sbagliare. Sì, direttore, arriviamo, un secondo. Sì. Vai, Dante. Sì, dicevo, dal punto di vista psicologico potrebbe avere un peso per il Casarano, perché il Taranto ormai le sue 24 partite le ha giocate, il suo l'ha fatto, adesso tocca alle altre. Mi volevo riallacciare un secondo al discorso che stava facendo Francesco delle trasferte difficili, no? Ad Aversa magari la trasferta non è difficile dal punto di vista tecnico, quanto soprattutto dal punto di vista ambientale, per quello che è successo all'andata, e noi ci auguriamo che non ci siano problemi, soprattutto perché si tratta sempre di una partita di calcio. Tu hai visto ovviamente la partita con il Gravina, ormai nessun avversario, Francesco, è facile da affrontare. Il Gravina è vero che nel secondo tempo non ha mai tirato in porta, ma ti ha pressato e ti ha messo lì, e quindi è difficile la trasferta di Aversa dal punto di vista ambientale, ma come quella di Andria è difficile anche la trasferta di Fasano. Poi parliamo comunque di un Fasano in grande spolvero, che sta risalendo la classifica, che ha cambiato completamente la squadra, quindi da qui alla fine per il Taranto saranno tutte difficili, sia in casa che fuori, anche se oggi con l'assenza di pubblico parlare di casa e fuori non avrebbe senso, non ha senso. Quindi sì, sono d'accordo. Cioè adesso, però Dante, sai che cosa facevo, sai che cosa dicevo io? Hai ragione sul fatto della partita quella di Fasano, però io la considero una partita a parte, non per qualcosa, però avrà sempre un significato particolare per la terza, quindi la colloco in un punto differente, no? Nell'analisi complessiva delle partite. Però se noi dobbiamo analizzare partita per partita, io dico che Aversa, come giustamente sottolineavamo, è una partita di per sé difficile, visto quello che è accaduto all'andata, perché a guardare la classifica il Taranto ha tutto da guadagnare. E poi c'è un aspetto, la partita con il Gravina, e qui mi riallaccio anche a quello che dicevi tu, faceva molto caldo lo Iacovone, ed era il primo vero caldo, tant'è che quando chiedemmo alla terza ma si è fatto veramente sentire questo caldo, lui ha detto paradossalmente sì, ma perché? Perché veniamo da un periodo in cui abbiamo giocato sempre, quindi già eravamo stanchi, si è aggiunto il caldo. Questo sarà una, questa condizione sarà un aggravante da qui in avanti. Comunque la considerazione, ecco, perché, generale, attenzione, nella considerazione generale oggi è assolutamente, come diciamo, in un campionato così anomalo, impossibile poter fare una scaletta, un cronoprogramma dei risultati guardando la classifica delle squadre, perché ragazzi, cioè, il Gravina sulla carta è ultimo in classifica, ma ha fatto 18 operazioni di mercato. Lo stesso dicasi per la Puteolana. Queste sono squadre che, se avessero fatto questo mercato a inizio stagione, avremmo indicato come squadre possibili sorprese, possibili squadre da vedere poi in zona playoff. Solo che adesso le vedi in ultima in classifica e pensi che sia la squadra ultima in classifica. In realtà è assolutamente alterata la situazione rispetto a quelli che sono i reali valori. Allora, è tornato in collegamento il direttore del Casarano, Marcello Pitino. L'avevamo interrotto, quindi dicevamo, riprendiamo dal timing, dalla scelta di esonerare Feola proprio in quel momento. Lei dice che comunque qualche miglioramento l'ha visto, e poi lo volevo chiedere, direttore, dal punto di vista poi visivo dell'impatto, anche se avete due partite da recuperare, non ha paura di quel meno 8 in classifica rispetto alla prima? Beh, è normale, quello che oggi fa un attimino magari stare in apprensione, ed è questa l'anomalia di questo campionato. Il meno 8 ora però aver disputato tre partite consecutive fuori casa, quindi un attimino è come se perdi la coscienza di quella che è la realtà delle cose, per questo dico al netto delle situazioni è così, però le partite è vero che bisogna giocarle, soprattutto bisogna giocarle con squadre che adesso giocano con tutta un'altra determinazione rispetto a che magari la incontravi al momento che avresti dovuto incontrarla. Quindi il meno 8 è pesante oggi, però ripeto, ci sono queste due gare in meno che dovremo fare in casa, ma le devi vincere, quindi è sempre una situazione di difficoltà, ma se tu
riesci ad avere consapevolezza della propria forza, normale, se hai delle ambizioni devi credere in quello che sei, in quello che fai. Farete ancora qualcosa in chiave mercato in questi ultimi giorni? Ma guarda, non credo che faremo... È vero che vi avevano proposto un centrocampista nelle ultime ore? Ma guarda, i giocatori ne propongono tutti i giorni, quindi non è una novità. Noi andiamo avanti in questo momento con il programma, no, centrocampisti no, non me ne hanno proposti, no. Allora, ultimo giro per il direttore, Dante, Francesco, e poi lo liberiamo. Dante Sebastio. Chiedere così giusto una curiosità, se è vero che il Taranto aveva chiuso per Rodriguez e poi loro hanno deciso di non rinforzare una diretta concorrente. Più che una domanda, così una semplice curiosità. Beh, sono belli i retrosceni di mercato. È vero che il Taranto aveva praticamente chiuso per Rodriguez e voi non l'avete lasciato andare? L'ho tradotto un po'. Non mi risulta. So che avevano cercato Rodriguez, ma non mi risulta che... A me non mi ha chiesto nessuno di Rodriguez, quindi che doveva andare a Taranto. So che lo avevano contattato, ma non... A me il ragazzo non mi ha mai paventato... l'eventualità di andare via da Catarano, che si chiami Taranto, perché lo hanno chiamato, tutti lo hanno chiamato, quindi dire un no a una squadra per un'altra sarebbe un'eresia, ma lo hanno chiamato tutti. Francesco? Chiedo al direttore di completare la frase. Il Catarano ritorna in gioco per il primo posto se 3 puntini, completa il direttore. Direttore, se dovesse completare questa frase, il Catarano torna in corsa per il primo posto se... Cosa deve cambiare? Ma cosa deve cambiare? Noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, in questo momento un pizzico anche onestamente di qualche episodio favorevole in più e niente. Noi daremo il massimo fino alla fine, sapendo, essendo consapevoli di avere una forza importante per questo campionato, anche se adesso si è livellata, perché con questo mercato aperto tutti hanno avuto la possibilità di livellarsi e dobbiamo combattere fino alla fine, quindi questo ci teniamo, ma noi fino alla fine non saremo duri a morire, nel senso cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo. Le posso fare un'ultima domanda allargando Fabri. Il nostro discorso? Sì, Dante. Scusami, prima che me ne dimentichi. Gli ospiti hanno priorità. Che cosa intende lui? Che cosa intende lui per il direttore per episodio favorevole? Cioè un palo che diventa gol o errori arbitrali? No, episodio io riferisco alle occasioni nostre che ci creiamo e che purtroppo ultimamente non abbiamo concretizzato come era giusto, e poi anche a qualche episodio di errore arbitrale, ma come sbagliano i giocatori sbagliano pure gli arbitri, quindi non... gli episodi sono questi. Quindi non, sì, poi si compensa tutto alla fine. Ogni squadra credo che se si mette a un dossier di tutto il campionato, tutti diciamo che abbiamo subito dei torti, però magari difficilmente poi vediamo quelle che sono state a favore nostro. Parlo di episodi, ci sono episodi negativi, episodi positivi, noi speriamo di avere qualche episodio positivo in più, che poi alla fine per vincere i campionati sono importanti anche quelli. Volevo chiedere l'ultima cosa, invece allargando un po' il campo della discussione sulla lotta salvezza, come la vede, direttore? E anche lì credo che sia dura. In altri anni una già avrebbe mollato. Perfetto, in altri anni già magari ci sarebbero state le squadre che avrebbero mollato. Adesso io non vedo chi può mollare, cioè, non, anche perché... non sai come quest'anno con i regolamenti che cambiano ogni minuto, tu non sai cosa può succedere, quindi non credo che oggi ci sia una squadra che possa dire quest'anno molla e retrocede, assolutamente no, tutti si possono salvare, come ad oggi ci sono 7-8 squadre che possono vincere il campionato. Perfetto, grazie al direttore sportivo, grazie del Catarano, Marcello Pitino, come sempre. Grazie, buonasera. Disponibilissimo, grazie direttore. Allora, Dante, ti aspetti ancora qualcosa in chiave mercato da queste ultime ore? Io vi dico che ad esempio l'Andria, che aveva avuto qualche problema in fase realizzativa, ad esempio con l'arrivo di Pablo Acosta,
qualche problema lo risolve, perché è un attaccante puro, io lo conosco bene, l'ho visto giocare tantissime volte, non è un trasferimento di poco conto secondo me a questo punto della stagione. No, soprattutto se quel tipo di calciatore, cioè con quelle caratteristiche, perché Acosta è un calciatore abbastanza possente, molto alto, che probabilmente a parte Figliolia, credo che l'Andria comunque non abbia in rosa questo tipo di calciatore che va a completare il reparto. Per quanto riguarda il Taranto, io non credo ci saranno ancora operazioni di mercato né in entrata né in uscita, quindi si andrà avanti così fino alla fine del campionato, anche in considerazione del fatto che adesso stanno rientrando anche diversi calciatori, a breve rientrerà, domenica dovrebbe rientrare Corrado, poi si attendono i recuperi di Santarpia e Guaita, e gli ultimi sono Gonzales e Esposito, che io credo che nel giro di un paio di settimane anche loro saranno a disposizione di La Terza, il quale poi avrà tutta l'abbondanza di questo mondo per scegliere i calciatori. Ripeto, considerando che molte partite sono ravvicinate, i primi caldi, avere una rosa lunga a disposizione per questo rush finale non è è un bel vantaggio. Ragazzi, vi fermo un attimo, tra poco torniamo sul tema Taranto, però è arrivato in questo momento un contributo al Fanuzzi di Andrea Contaldi con l'avvocato Gino Montella, che credo faccia un po' il punto sul piano societario rispetto alle novità delle ultime ore. E intanto stavo guardando il telefono, perché probabilmente entro stasera ci sarà qualche altra novità di mercato, perché con il trasferimento di Acosta ad Andria, adesso il Molfetta vuole fare l'attaccante nuovo entro al massimo domani mattina, quindi proviamo ad approfondire. Allora, sentiamo l'avvocato Montella, advisor del Brindisi, con Andrea Contaldi. Ma sull'audio non so se dipende da noi, perché è appena arrivata in redazione questa intervista. Alessandro, dimmi se possiamo riprovare. Non c'è? Ok, allora vediamo se lo recuperiamo. Allora, se è possibile, chiamiamo Andrea Alfanuzzi, così facciamo tutto live come al solito. Dante, la vittoria dell'Altamura invece di oggi, secondo te sposta qualcosa? L'Altamura può ancora ambire a rientrare nel discorso promozione diretta? Perché io ho apprezzato tantissimo il suo allenatore Monticciolo, che a differenza di tanti altri che si nascondono dietro un dito, è uno che non si è mai nascosto rispetto a quelle che sono le sue ambizioni. Allora, ho fatto una battuta prima, forse non te ne sei accorto, no. Con la mascherina no, non riusciamo neanche a leggere il labiale di Montella. È vero, è un problema con la mascherina. Prima si mettevano così i tesserati quando c'erano le telecamere, sì. Adesso non ne hanno più bisogno adesso, in alcuni casi. Sì, Fabri, a me, io sinceramente la Team Altamura l'ho sempre considerata una squadra di ottimo livello, sin dall'inizio del campionato. Se ricordi bene, alle spalle di Casarano e Lavello avevo posizionato appunto la Team Altamura, il Taranto. Il Taranto non l'avevo messo in pole position perché aveva un'incognita, che era l'attacco, che poi è stato perfezionato strada facendo. Adesso Diaz sembra aver cominciato a segnare, si è sbloccato definitivamente, ha fatto 5 gol in 10 partite, e Corrado si è presentato con un gol. E io penso che comunque la Team Altamura è una squadra che per l'organico che ha può dare fastidio fino alla fine. Dobbiamo capire come reagirà a queste 4 partite da recuperare, perché ripeto, giocare ininterrottamente per un paio di mesi, come è successo al Taranto, come è successo al Sorrento, mercoledì, domenica, non è facile, soprattutto in considerazione dell'arrivo del caldo. E quindi se hai la possibilità, se hai la panchina lunga e la possibilità di far rifiatare qualcuno, allora te la puoi giocare fino alla fine, altrimenti sei costretto, gioco forza, a diciamo pagare dazio a livello fisico. Allora, stanno arrivando altri contributi intanto, però abbiamo anche un servizio, dico, ad Alessandro Colavito,
sulla Fidelis Andria, che fa il punto sulla situazione in casa Fidelis. Poi ultime battute con Dante, ultime novità di mercato, poi lo liberiamo e cerchiamo di approfondire se riusciamo. Oggi siamo sfortunati con il collegamento con il Fanuzzi, quello che sta accadendo con Andrea Contaldi. Allora, Andrea, vediamo. Questa è la vittoria del gruppo, al di là dei singoli che sono contento, poi mi dispiace solo per Michele che è mancato l'appuntamento del gol, ci ha provato a più riprese, ha fatto anche una gran bella azione, ma si sbloccherà anche lui, sono molto fiducioso per quanto riguarda Michele. Il 4-0 rifilato alla Versa nel giovedì di Pasqua ha permesso alla Fidelis Andria di ritrovare la vittoria, toccare quota 39 punti in classifica e di fatto ipotecare l'obiettivo salvezza, mettendo nel mirino, come fa il capocannoniere Federico Cerone nella sua ormai distintiva esultanza, obiettivi superiori. Alla festa del gol della Fidelis è mancato Michele Scaringella, l'attaccante alla ricerca del primo centro stagionale sfiorato nel finale contro la Versa, prima con una serpentina conclusa da un tapin alto e poi con un colpo di testa allontanato sulla linea dalla difesa ospite. A tifare per il suo gol ci sono anche i compagni di squadra. Ce lo auguriamo tutti quanti, Michele, per il lavoro che fa, per la dedizione che ci mette, se lo merita. Parola di Tiziano Prinari, che con il suo centro del 4-0 si è candidato al premio di autore del gol più bello della stagione. Un colpo di tacco spalle alla porta, coordinandosi in un fazzoletto. Un gol bello, dai. Ci tenevo a far gol qui. Poi il gol è sempre una vitalità, un'adrenalina importante, quindi... Bene, dai, l'importante è che abbiamo vinto. Contro la Versa, Prinari ha segnato il sesto gol stagionale. Ora è secondo nella classifica marcatori interna, alle spalle del solo Cerone, e ha messo alle spalle un periodo di appannamento. E dopo l'infortunio non sono riuscito a trovare quella forma che avevo prima. Ora piano piano sto lavorando per farmi trovare pronto. Testa al calendario verso un trittico di derby in 7 giorni, trasferte a Casarano e Gravina, nel mezzo la sfida del Degli Ulivi contro il Fasano, per quella che ha il sapore della settimana della verità. Noi siamo questi e i risultati a volte dicono il contrario. Volevamo dare 3 punti ai tifosi dopo 4 risultati non positivi, però abbiamo dato una grande risposta. Dobbiamo capire se cambieranno ancora i regolamenti da qui alla fine, perché con il cambio di format dall'eccellenza potrebbe cambiare la situazione in Serie D per quanto riguarda le retrocessioni, ma non è escluso che possano essere ad esempio annullate anche le post season totali e quindi in particolare possano non esserci playoff. Chiaro che al momento sono tutte in gioco, fortunatamente si stanno ammazzando per restare a galla. Presumibilmente tra qualche settimana qualcuna fuori da lontana da qualche obiettivo ci sarà. Sì, io penso di sì, Fabrizio, sì. Nel senso, penso di sì. Ok, Dante, io penso, ti ripeto, io continuo a definire questa deadline del 25 aprile, perché lì mancheranno poi 6 giornate e lì si capirà un po' di più. Ora io voglio fare una battuta, ti ricordi quando dicevo della ripartenza del campionato, no? Lo dico anche a Dante e a Fabrizio, guardiamo il calendario dell'Altamura, a quella ripartenza l'Altamura avrebbe la trasferta di Andria, poi la trasferta a Fasano, poi la gara in casa con l'Andria e poi va il Taranto. Quindi anche per l'Altamura quella data sarà decisiva. Se al 25 aprile sarà ancora in gioco e quindi anche con i recuperi sarà in gioco, a quel punto a maggior ragione con gli sconti diretti che avrà proprio favore da dover disputare. Dante, ultima battuta, poi ti liberiamo. Ma io ho la sensazione che comunque playoff post-season non verranno giocati, perché si useranno quelle date per eventualmente chiudere il campionato, perché secondo me non verrà rispettata la data di chiusura, quindi ci saranno quelle date per continuare a giocare il campionato. E poi ovviamente dovranno inevitabilmente slittare i play-out di questa stagione qualora dovessero essere effettuati, ma al momento non abbiamo comunicazioni che ci saranno retrocessioni dirette, quindi presumo che comunque si giocheranno. Non credo abbia senso fare i playoff, primo perché non portano assolutamente a nulla e poi perché quelle date serviranno per ultimare il campionato.
e potrebbe esserci però una riduzione eventualmente del numero delle retrocessioni dalla Serie D all'eccellenza, e anche questo, ma siamo davvero nel campo delle ipotesi, adesso è una chiacchiera da bar che facciamo in maniera forse anche abbastanza incauta, però è chiaro che qualora dovesse essere così, l'augurio è che venga ufficializzato il più tardi possibile, altrimenti qualche condizionamento si può avere, perché questo campionato, per chi lo segue da vicino, Dante, è stupendo, è meraviglioso, è unico, perché ci sono 8 squadre che si stanno giocando la vittoria del campionato e 10 squadre che sono coinvolte nella lotta per non retrocedere, e non ce ne sono precedenti, credo, nella storia, certo, del calcio. Fatemi salutare l'avvocato Gino Montella, advisor del Brindisi, che ringrazio per la disponibilità, l'abbiamo pescato proprio al volo, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico nella realizzazione dell'intervista. Ben ritrovato, avvocato, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, le rubiamo veramente poco. Io l'unica cosa che le chiedo, se riesce a farci avere una fotografia rispetto alla situazione societaria del Brindisi, magari facendo un breve riassunto in un minuto delle puntate precedenti, sì, di quello che è accaduto in questa telenovela che sta vedendo la società da una parte, il gruppo laziale dall'altra, che avrebbe manifestato l'intenzione di, e anche l'amministrazione comunale di fatto dentro, perché poi si è esposta ufficialmente con un comunicato stampa avendo incontrato questi imprenditori che sarebbero disposti a rilevare il Brindisi. Beh, questo è un po' il dispiacere, il fatto che degli imprenditori che hanno avuto un colloquio informale con la società e che quando si sono andati a sviscerare dei numeri non li hanno trovati d'accordo e quindi hanno cercato altre strade. Evidentemente è una forma sbagliata, perché mai la società ha portato il titolo dal sindaco, ecco, quindi per essere preciso, quindi è stata un poco, diciamo, azzardata anche la proposta, cioè, del sindaco, però tutt'oggi l'unica proposta seria è quella di Daniele Arigliano, che poi ha deciso di fare un passettino alla volta, dice entro con il 25%, quindi acquisendo ufficialmente le quote di Antonio Giannelli e poi riservandosi con la società a fine campionato di sedersi a tavola e di vedere se ci sarà la possibilità di acquisire il totale pacchetto azionario. Le posso fare una domanda dura e cruda? A parte voglio aggiungere, certo, una cosa, io al di là che questa cosa del titolo dal sindaco, no, che sento dire spesso nel mondo del calcio, è una cosa che non esiste tecnicamente. Che non esiste, appunto, okay, allora, tecnicamente. Se vogliamo, allora, è una cosa che può dire un tifoso, non può mai e poi mai dire un politico o un addetto ai lavori, ma ora non sto parlando di Brindisi, parlo in generale. L'unico caso in cui il sindaco può intervenire ufficialmente in vicende societarie è quando si decreta il fallimento o la non iscrizione di una, esatto, di una, giusto, squadra. Solo in quel momento il sindaco può intervenire ufficialmente in virtù dell'articolo 50 delle NOIF, comma 10, che porta il sindaco a dover riassegnare, in quel caso sì, un titolo sportivo a quella che potrebbe essere la proposta secondo lui più convincente, come è successo a Bari, certamente, con De Laurentiis, come è successo a Palermo, come è successo a Venezia e via dicendo. Ma la consegna, certamente, del titolo sportivo, cioè se io ho una macchina, ecco, lo dico così, non posso chiamare il sindaco e dico te la consegno a te, vendimela. Dico, ecco, ti può consegno la macchina, no? Quello, allora, a volte una società che sta in difficoltà chiede aiuto all'amministrazione, certo, comunale, certo, affinché si faccia interlocutrice di eventuali nuovi ingressi in società. Questo noi non l'abbiamo fatto, quindi la società attuale ha avuto dei colloqui con delle persone che erano disposte a poter acquisire il titolo, e Daniele Arigliano è stato quello più concreto, tanto è vero che io avevo parlato di closing immediato dopo la partita col Gravina, poi ha fatto delle sue valutazioni, evidentemente l'impegno economico gli sottraeva tante forze per le sue aziende e ha deciso di fare un passettino più piccolo, quindi quella parte che mancava della società è stata... Sì, però io adesso le faccio una domanda cruda, sì, e poi la libero. Sì, ma la, certo, società oggi ha la forza economica per portare a termine senza affanni questo campionato? L'attuale proprietà, sì, ha la forza economica e la volontà? Ci metto anche la volontà? Sicuramente sì, se no non prendeva due attaccanti anche, secondo me, abbastanza importanti per la categoria, quindi... i giocatori non vengono se non hanno le adeguate garanzie economiche. Va bene,
Grazie avvocato, Fabri, buon lavoro. Fabri. Grazie, buonasera. Fabri. Dante, sì. Volevo fare una domanda a Gino non Montella. Non so se mi sente ancora, avvocato. No, l'abbiamo perso, perdonami Dante. Vediamo se riusciamo a pescarlo magari di nuovo, velocemente, vai Dante. No, gli volevo semplicemente chiedere, no? Visto che lui conosce bene Vertolomo e Vangone, cioè quando questi due imprenditori hanno acquistato il Brindisi, avevano un piano industriale, cioè quali erano i loro programmi? Perché si è arrivato a questo punto partire in un modo allora, poi posso rispondere io, inutile che chiamiamo Montella, perché semplicemente ne abbiamo parlato tante volte, i problemi grossi di questa società sono dovuti alla litigiosità che c'è stata all'interno, oltre che proprio a una disorganizzazione di anticalcio. Io sono sempre stato abbastanza duro in questo senso, ma è stato dovuto soprattutto alla litigiosità interna alla società che ha fatto danni come la grandine. Questo è sì, però sai, quando tu decidi di acquistare una società blasonata, perché Brindisi ha un blasone, non puoi poi comportarti in questa maniera, certo. e vivacchiare così, no? Cioè, non è anche rispettoso. È tornato l'avvocato Montella. Quella è la domanda che volevo fare a Gino. Sente, non so se ha sentito Dante Sebastio, dice, ma questa società, innanzitutto, quando è entrato Vangone in società, qual era il piano industriale iniziale, perché si è arrivati a questa situazione di criticità? E due, è una società che vuol continuare a vivacchiare o vuol provare a fare qualcosa in una piazza importante? Il piano industriale penso che si spieghi da solo, loro hanno vinto due campionati, io non c'ero, quindi non posso dire quali erano, parlano da soli i risultati, hanno vinto un campionato d'eccellenza, si sono confermati in Serie D, magari uno dirà bene o male che è venuto il Covid, se no retrocedevano già l'anno scorso, evidentemente loro hanno la forza per fare dei campionati dignitosi in Serie D. Ora si stanno attrezzando anche con Daniele Arigliano che è entrato, è normale se dovesse esserci qualcuno più forte, loro non esiteranno a farsi da parte. L'unica proposta concreta, ripeto, con PEC certificata, così svisceriamo anche dei numeri, era stata quella di Daniele Arigliano per l'acquisizione della società a 300.000 euro, decurtati dei debiti che ammontano circa 120-130.000 euro. Queste erano le proposte. Penso per una società di Serie D non si parla di cifre esorbitanti. Quindi se poi si vogliono fare delle speculazioni o delle pubblicità a altri gruppi o no, mi sembra fuori luogo la cosa. Questo è il prezzo del Brindisi di oggi. Se vogliamo parlare di prezzo, che è brutto parlare di prezzo, però giustamente bisogna anche dare dei numeri, se no la gente chissà, possono pensare chissà che cosa si chiede, ecco. Beh, praticamente debiti non ce ne sono. Penso di essere stato chiaro, non ce ne sono. La prima volta abbiamo parlato. È la prima volta che si parla di cifre. Dante voleva aggiungere qualcosa, Dante? Sì. No, dico, praticamente questa è una società appetibilissima perché 120.000 euro di debiti è una cosa normalissima oggi come oggi, soprattutto considerando il Covid. Quindi piuttosto che, ecco, io non so adesso chi abbia detto, perché mi è sfuggita un po' questa situazione, chi abbia detto di portare il titolo al sindaco, piuttosto questi politici dovrebbero adoperarsi per garantire un futuro importante, perché questa è una società appetibilissima, 120.000 euro di debiti sono veramente un'inezia oggi come oggi. Sì, è una società che tra i suoi alti e bassi, tra la grande disorganizzazione che io confermo, anche perché se ci fosse stata più organizzazione magari sarebbe stato di più supposto, tante altre cose, comunque hanno cacciato oltre 1 milione di euro in 4 stagioni sportive, quindi è tutto documentato. Il fatto di dire noi andiamo via, lasciamo una società a 300.000 euro, ci facciamo carico della debitoria, oppure chi prende la società si fa carico della debitoria e va avanti, penso che non si possa imputare null'altro a questa società, se non io l'unica cosa, ecco, sul piano organizzativo, detto io una cosa che ne abbiamo parlato tante volte, questa è una società che dà l'impressione che se gli metti in mano un budget di 10 milioni di euro è capace di retrocedere ugualmente, perché nel calcio non servono soltanto i soldi, serve un minimo di organizzazione, cioè sono cose che abbiamo detto tante volte, non è che per offendere nessuno, ma guardi, lo dico nell'interesse degli stessi proprietari.
Perché certo, cioè, l'anno scorso il Brindisi è stata una delle squadre che ha speso di più di tutto il campionato, se non interveniva il Covid retrocedeva, ma nell'interesse degli imprenditori che ci stanno mettendo dei soldi, per carità, e sì, che, sì, ai sì, quali sì, bisogna dare atto che fino alla scorsa stagione sono riusciti a pagare tutto e anche di più, perché poi l'avvocato Chiacchio... Certo, hanno pagato anche di più, appunto. E perciò, e anche quest'anno siamo in linea con i pagamenti e... Nessuno può vantare di crediti da parte del Brindisi Calcio, con grossi sacrifici si fa fronte a tutto. È normale, se viene una società più forte, però per essere una società forte si siede al tavolo, ti si dà i bilanci che sono pubblici e quindi sono stati anche depositati fino al 30 dicembre 2020, si dà la situazione contabile aggiornata al 15 di aprile, e quindi se uno vuole la società ci mette 5 minuti per prenderla, non c'è bisogno di fare tanti giri di parole e tanti comunicati. Va bene, venite a parlare con me, ecco qua. Grazie avvocato, buon lavoro. Grazie, buonasera. Grazie. Allora, liberiamo, sì, vai Francesco, poi abbiamo un'intervista ad Arigliano. Sì, prima di Arigliano, permettimi un, visto che dobbiamo liberare Dante, io gli voglio chiedere un pensiero sull'eccellenza. Ora, a voi se può sembrare strano che io faccia questa domanda, ma non è così, perché poi è strettamente legato a quello che potrebbe accadere da qui, certo, a stretto giro. Ecco, insomma, l'eccellenza riparte. Che idea ti sei fatto innanzitutto, Dante, di questo supermercato per alcune squadre di eccellenza? Perché si sono rafforzate praticamente tutte le formazioni che volevano vincere il campionato, anzi forse abbiamo aumentato il lotto di formazioni che possono vincere il campionato, e chi delle pugliesi secondo te, o meglio forse della zona un po' più quella del centro-sud, potrebbe puntare a vincere il campionato di eccellenza e salire in Serie D? Beh, sicuramente il Martina è la super favorita e nell'altro girone c'è il Barletta. Secondo me questo, il campionato di eccellenza è partito proprio nella maniera sbagliata. È vero, eravamo tutti contenti perché c'erano due gironi, c'erano tantissime tarantine, anche Grottaglie e Sava si sono rinforzate, però poi alla fine si è persa la bellezza e l'unicità e la spettacolarità di questo campionato. Diciamo disgregato le forze, quando oggi per esempio ci potevano essere degli scontri un po' più importanti e vedere delle squadre affrontarsi tra di loro, quindi è nato proprio male questo campionato. Poi per quanto riguarda il mercato è normale che sia stato lasciato aperto, perché il campionato è stato interrotto dopo sole 4 giornate, per cui non era nemmeno cominciato. Ci sono liberati tantissimi calciatori che magari facevano parte di squadre che non hanno deciso di non iscriversi e sono stati ingaggiati, altri sono arrivati dalla Serie D. È un campionato che ex novo, che riparte praticamente adesso. Ripeto, l'unico rammarico, almeno da parte mia, è quello di non vedere un campionato unico e avvincente, ma le forze sono state distribuite. Non so poi a che cosa porterà questo, perché ancora non sappiamo se ne verranno promosse due, se ci sarà uno spareggio fra le prime. Le società sono disposte a tutto, tra una, al momento è una. Le società, anche se Tisci, il presidente Tisci in questa trasmissione era al posto tuo, Dante, sì, ha detto che sì, ma è si più batterà... bello Tisci di Dante, però dai, è più bello Tisci di Dante. Io voglio un bene a Dante dell'anima, ci mancherebbe altro. Vabbè, lo sai perché quindi, gli voglio bene, perché quando uno è presidente è più bello a prescindere, va bene? Allora, no, dicevo, il presidente Tisci ha detto che comunque fino alla fine lui si batterà per avere la seconda promozione, in particolare se non promozione, riammissione, ripescaggio, come volete, quindi magari dare spazio, ecco, anche così è più alla facile, finalista, sì, dei playoff per andare in Serie D, perché lo scorso anno, come sapete, la Puglia nella ridistribuzione fu penalizzata, con il Corato che vinse la Coppa non salì, lo ricorderete, e fu dato spazio ad altre regioni. Si sono rinforzate praticamente tutte, perché sono disposte a tutti i club di eccellenza. Mi è appena arrivata notizia, domani l'Unipomezia, che è un club laziale di eccellenza che ambisce al salto di categoria, dovrebbe ufficializzare l'ingaggio di Antonio Fogliamanzillo come allenatore. E quindi, giusto per capire anche quello che è il livello di un'eccellenza che riparte comunque con le squadre disposte veramente a tutto, perché si è preso ovviamente un allenatore di Serie D. Allora, salutiamo Dante,
che ringraziamo per la disponibilità. Gli facciamo con Francesco anche i complimenti per questo nuovo format di una trasmissione online che sta avendo un successo straordinario. Ho avuto anche la fortuna, e anche Francesco dietro un corrispettivo chiaramente di natura economica. Sì, netto. siamo rinati con qualche A me mi ha cambiato la vita. Francesco costa troppo e stiamo trattando il suo ingaggio per la partecipazione, ma lo vedrete a breve. Tu Fabrizio sei venuto via con un tozzo di pane, lui invece vuole tutta la pelle. Va bene, grazie a Dante Sebastio, grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, buona serata. Allora, tra poco Francesco deve andare allo studio 2 perché abbiamo anche la Prisma Volley, però Francesco, ascoltiamo insieme quello che ha detto Daniele Arigliano ai microfoni socio del Brindisi, che ha acquistato da poco il 25% del club, ai microfoni di Andrea Contaldi. Vai, facciamo tutto live. Il Brindisi rafforza la propria rosa, oggi sono due attaccanti in un reparto che probabilmente aveva più bisogno di rinforzi. Sul campo è arrivato un risultato incoraggiante, com'è la situazione invece negli altri aspetti? Lo chiediamo a Daniele Arigliano. Sì, il reparto d'attacco purtroppo dopo il mancato inserimento da parte di Vita e Padin, che in settimana hanno rescisso il loro contratto con noi, è stato necessario correre sul mercato per prendere questi due attaccanti con l'obiettivo di raggiungere quanto prima questa salvezza, evitando l'ulteriore impegno nei play-out. Diciamo che la rosa adesso è completa sotto tutti gli aspetti? Questo è il nostro auspicio, ogni esperienza è un'esperienza a sé, sono due giocatori che hanno appunto il loro valore, è risaputo, sono conosciuti, non hanno bisogno di presentazioni, però la mia piccola esperienza finora mi ha insegnato che ogni giocatore si adatta a modo suo. Speriamo che entrambi possano rientrare quanto prima negli schemi del mister e che possano portare a casa qualche gol. E allora, questa è una dichiarazione di Arigliano. Abbiamo anche Evacuo, forse, o qualche altro nuovo tesserato. Vai, sentiamo, Andrea. Oggi giornata della tua presentazione, cosa ti ha portato ad accettare l'offerta del sodalizio biancazzurro? Innanzitutto ovviamente la piazza, la società è una grande società, ha avuto la storia, si presenta da sola, e le continue lusinghe del direttore sportivo che mi ha chiamato durante questo periodo di inattività in cui mi stavo allenando a casa e avevo bisogno di un posto come Brindisi per ripartire, un posto pieno di cuore, dove c'è una società e una squadra che ha voglia di fare, ha voglia di vincere. Il tuo curriculum parla per te, ma perché se dovessero esserci tifosi che non ti conoscono, vuoi presentarti come giocatore? Sì, io ho fatto un percorso alternativo rispetto ai giocatori standard, sono andato negli Stati Uniti perché ricercavo una possibilità anche di studiare, e poi ho giocato professionista lì per un anno e mezzo e tornato a casa volevo continuare a giocare professionista e sono andato a Cipro. Ho giocato lì fino a fine febbraio, quando il campionato si è interrotto per Covid, e quindi sono ritornato a casa e ho aspettato un'opportunità come questa per prenderla. Conosci già qualcuno dei tuoi nuovi compagni? L'allenatore De Luca lo conosci? Che ambiente speri di trovare? Ho fatto allenamento oggi per la prima volta e l'ambiente è bellissimo, l'allenamento è stato intensissimo, tutti i ragazzi senza dir niente a lavorare sodo, mi piace molto un ambiente del genere perché io personalmente sono un giocatore così, sono un giocatore a cui piace lavorare, un giocatore a cui piace avere dei compagni che vanno tutti insieme. Allora, ottimo lavoro anche di Andrea Contaldi, libero Francesco Friuli perché deve subito scendere nello studio 2. E cosa ci proporrai Francesco tra poco?
Allora, io vi proporrò un'intervista a Imoni Alletti perché giustamente la Prisma domenica inizia il suo percorso playoff per la promozione in Superlega, giocherà contro Cantù, si gioca al meglio delle tre gare, chi ne vince due accede al turno successivo e quindi da domenica prossima inizia un bel percorso. Io Fabrizio voglio anche concludere con un messaggio in una giornata triste come quella quest'oggi in Puglia per le 70 vittime nell'ultimo bollettino, seppur sia stato un assestamento. È stato un bollettino terribile quello pugliese. La speranza arriva dalla possibilità di rivedere i tifosi sugli spalti, perché per Euro 2020 c'è questa disponibilità data dal governo italiano. Ecco, una speranza per l'anno prossimo anche sugli altri tornei, con la L'Inghilterra è già possibilità anche di un realtà, altro numero Francesco, di perché la finale di Coppa di Lega si giocherà dinanzi probabilmente a 4-8 mila spettatori. Adesso si stanno facendo le opportune valutazioni. pubblico contingentato, regole certe, però Fabrizio, e gran numero di vaccini sono stati i pilastri che stanno facendo ripartire l'Inghilterra. Ecco, per l'Italia serviranno regole certe e tanti vaccini per poter riprendere la vita normale, perché poi è bene ricordare che se si muove il calcio si muove anche un determinato settore dell'economia, eh? Non dimentichiamolo questo. Motivo per il quale è stata fatta riprendere del resto anche l'eccellenza, per parlare a livelli anche più bassi, ma che comunque muovono tanto in termini di posti di lavoro. Vai Francesco, allora ci ritroviamo tra poco, grazie Tra poco. intanto. E noi adesso con Alessandro Colavito andiamo a vedere invece questo servizio che racchiude i top 5 gol dell'ultima giornata del campionato di Serie D di tutti i gironi, con una cura dettagliata che è stata fatta dall'ufficio stampa della Lega Nazionale Dilettanti. Io intanto vi saluto, ringrazio Alessandro Colavito che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Vi abbiamo parlato davvero di tutto, abbiamo avuto il direttore sportivo del Casarano, vi abbiamo parlato abbondantemente del Brindisi, del Taranto, insomma, come sempre speriamo di aver toccato tutti i temi di un campionato incredibile e senza precedenti. Tra poco, adesso vediamo i 5 gol più belli dell'ultima giornata di Serie D e poi Francesco Friuli che condurrà la seconda parte di 100 Sport Magazine dedicata alla Prisma Volley. Rieccoci insieme Fabrizio, rieccoci insieme tutti i nostri telespettatori per parlare di volley, la situazione riguardante la Prisma Volley Taranto che come sapete doveva aspettare la propria avversaria e come sapete insomma dal giorno di Pasqua ormai è Cantù, l'avversaria dei playoff, ne parliamo insieme anche sulla preparazione, su come si preparano questo tipo di partite con Imone Alletti in collegamento con noi. Buonasera Imone. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Cantù, prima di tutto andiamo direttamente con l'avversaria dei playoff. Se ti aspettavi, ecco, questo risultato, forse dopo la gara d'andata, sì, ma che tipo di avversaria troverà la Prisma? Allora, beh, sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta, perché sono due squadre che comunque sanno giocare entrambe a pallavolo. Ha prevalso Cantù, e ciò significa che sarà un quarto complicato. Cantù basa molto insomma. Quindi bisognerà essere attenti e concentrati.
Senti, Emone, noi stiamo rivedendo la gara, quella che si è giocata a Cantù, quella che comunque sarà, è bello rivedere le immagini, ma soprattutto è giusto anche ricordare quelle che è l'evoluzione dei playoff, in quanto gara 1 si gioca a Taranto, gara 2 a Cantù, eventuale terza a Taranto, domenica 11 al Palamazzola. Poi il mercoledì successivo a Cantù ed eventualmente la domenica successiva ancora in terra ionica, perché Taranto se l'è guadagnata. È arrivata dopo il 3-0 della gara di sabato, 25-21, 25-22, 28-26, mentre invece nell'altra gara, che ha portato ai quarti di finale invece a Brescia, ha battuto nettamente 3-1 Castellana Grotte, ma lì era una partita anche più scontata. Questo è il quadro dei playoff per quanto riguarda i quarti di finale: Cuneo, Reggio Emilia, Siena, Ortona, Taranto, Cantù e poi Bergamo, Brescia. C'è questo derby tutto lombardo che si gioca. Ti aspettavi insomma questo quadro comunque dei quarti, immagino? Ma sì, bene o male sono i valori che sono stati espressi durante tutta la regular season, quindi sì, abbastanza hanno seguito i pronostici. Senti, per quanto riguarda la Prisma, sapevamo che questa era una settimana comunque di preparazione, quella che si è chiusa, iniziata con i pesi, iniziata anche con uno scarico mentale. Come state? Stiamo bene, abbiamo lavorato tanto su di noi, sulla nostra condizione fisica. Perché adesso iniziano i playoff e c'è il rischio che fisicamente si riesca a lavorare poco. Da qui alla fine, giocando ogni 3 giorni, sono più i tempi di recupero necessari piuttosto che quelli di allenamento vero e proprio. Quindi abbiamo sfruttato questa settimana piena per fare il carico di benzina e adesso cerchiamo di sfruttarlo, di andare avanti il più possibile. Ecco, la gara tra Taranto e Cantù su cosa potrebbe trovare dei punti chiave? Ma penso dipenda tanto dalla nostra battuta. Siamo una squadra che se riesce in battuta a tenere la palla staccata nel campo avversario, poi il nostro muro di difesa riesce a mettere in difficoltà un po' tutti, quindi sarà fondamentale costringerli a giocare palle scontate e lì poi la nostra organizzazione speriamo riesca a prendere il sopravvento. Parli giustamente di organizzazione, e chiaramente questo è un periodo in cui voi avete in panchina dipinto che è una persona abituata a giocare questo tipo di partite e soprattutto a capire la tensione che può andarsi ad innescare in determinati momenti della gara. C'è qualche consiglio particolare che vi sta dando e come sta preparando lui da tecnico, voi atleti? Ma guarda, sì, abbiamo Vincenzo, abbiamo la fortuna di avere anche tanti giocatori che sono già passati in situazioni importanti e quindi no, beh, sarà fondamentale riuscire ad affrontare, a entrare mentalmente subito nell'importanza della partita. Perché sono partite da dentro fuori e non puoi permetterti passi falsi. E quindi sarà determinante essere pronti a battagliare dal primo punto e non farsi prendere alla sorpresa, insomma, da una squadra che già invece arriva da 2 partite tirate importanti. Aimone, dicevi giustamente dei giocatori in campo. Qualche squadra ha preso dei puntelli per provare il salto di categoria per arrivare in Superlega. Taranto ha puntato sul gruppo. Secondo te, qual è la giusta, come si suol dire, dose per poter arrivare a raggiungere l'obiettivo finale? Quella Va scelta da bene, Taranto o no? questo lo dirà il tempo. Saperlo adesso sarebbe bello e facile. Quindi, sicuramente, una squadra che cambia il proprio assetto con giocatori nuovi dovrà essere brava a
a amalgamarli, a farli entrare nel proprio sistema in poco tempo. Poi ci sono squadre che ci riescono, squadre che non ci riescono, come ho detto, questo sarà il tempo a dirci la verità. Il vantaggio accumulato in classifica che permette a Taranto di giocare eventualmente la terza a Taranto, e questo vantaggio che c'è eventualmente Taranto riuscisse ad arrivare in semifinale, da capire se una volta arrivato in finale, sempre che Taranto riesca ad arrivare in finale. È chiaro che ognuno porta l'acqua al suo mulino, diciamo che da parte nostra la speranza è quella che Taranto riesca ad arrivare fino in fondo, è inutile girarci intorno e provare il salto in Superliga. Ecco, questo vantaggio accumulato in campionato che tante volte abbiamo voluto rimarcare è davvero importante? Guarda, sarebbe stato secondo me fondamentale se ci fosse stata la possibilità di avere i tifosi al palazzetto. Un palazzetto pieno o quant'altro, in un anno ne ho sentite raccontare tante, quindi ho capito che spinta che avrebbe potuto darci. Così sicuramente perde un po' di valore, però insomma diciamo che giochi tra le mura amiche e hai un viaggio in meno sulle spalle, che forse all'inizio non fa così la differenza. Alla lunga, insomma, viaggiare ogni tre giorni inizia poi a farsi sentire. Io voglio vedere anche l'aspetto morale che sottolineavamo con il DG Adilami la scorsa settimana. Voi siete stati bersagliati non una ma due volte, forse siete l'unico caso in Italia, non nella pallavolo ma nello sport a squadre, di essere bersagliati dal Covid in maniera così dura. C'è anche lo spirito di rivalsa per dire: noi non abbiamo fatto realmente la stagione che poi volevamo al 100%, però la possiamo fare proprio al termine dell'anno, nel momento più importante della stessa stagione sportiva. Ma questo pensiero che hai appena espresso penso che ci sia a prescindere dalla situazione Covid, nel senso che è un pensiero che abbiamo dentro di noi e che ce lo portiamo dentro indipendentemente da quello che è stato. Poi sicuramente quello è un qualcosa in più, diciamo che ci rode dentro, diciamo, quello che è successo in Coppa Italia, che non abbiamo avuto la possibilità di giocare con la squadra al completo, neanche rimaneggiata, diciamo, ho dovuto giocare io palleggiatore, quindi per rendere l'idea, e questo è un qualcosa che ci ha ferito, che ci portiamo dentro e che vogliamo assolutamente vendicare sportivamente, via. Un altro aspetto è quello legato alla capacità di adattamento che avete avuto, tu uno in primis, ad esempio in Coppa Italia, come dicevi, ti sei adattato anche a fare altro nel corso della partita. L'aspetto più importante, ecco, di tutto questo, Aimone, è legato anche allo spirito di squadra che si è andato a cementare nel corso di questi mesi? Ma sicuramente, dalle grandi difficoltà nascono le grandi vittorie. Noi abbiamo affrontato momenti difficili e penso che adesso sia il momento giusto per mettere in mostra quello che abbiamo creato. Tra di noi è cresciuta sicuramente a livello di fiducia, lo spirito di squadra, e adesso sono tutte componenti che saranno fondamentali quando arriveranno i momenti caldi. Ti faccio una battuta per concludere. Allora, poniamo il caso che ci siano dei telespettatori che vogliano puntare sulla vittoria della Prisma Taranto nei playoff. Perché dovrebbero farlo lo spot di Aimone Alletti? Allora, perché penso che durante questo campionato abbiamo dimostrato di avere dei picchi di gioco altissimi. Abbiamo avuto momenti bassi dovuti probabilmente a varie problematiche che abbiamo cercato di risolvere.
però vogliamo arrivare a esprimere il nostro gioco dove sappiamo che può arrivare. Questa era la battuta, ora la parte seria. Bon Giovanni e Zelatore, come vi stanno caricando a questi playoff? Guarda, ci siamo trovati per Pasqua al palazzetto per scambiarci gli auguri. È stato detto adesso ok, staccate la testa gli ultimi due giorni, riposatevi, caricate le batterie che poi si parte. Ok, molto chiaro, insomma, è detto dal presidente Bon Giovanni e dalla dottoressa Zelatore, abbiamo capito qual è il fine, insomma, della discussione. Grazie Emone Alletti, davvero gentilissimo. Grazie a voi. E buona serata e buon lavoro a voi. A tutti quanti. Grazie, voi. Arrivederci. E allora, abbiamo sentito Emone Alletti, vi abbiamo anche detto quali saranno le partite di playoff, ve le ripetiamo, ecco, con la possibilità di capire quello che è il quadro dei playoff promozione per accedere in Superlega. Cuneo contro Reggio Emilia, si gioca domenica alle ore 17, alle ore 18 invece di domenica Siena contro Ortona e Prisma Taranto contro Libertas Cantù, mentre invece alle 19, sempre di domenica, si gioca Bergamo contro Brescia. Mercoledì successivo, ossia il 14, si gioca a campi invertiti, quindi si giocherà Reggio Emilia contro Cuneo, Ortona Siena, Cantù Taranto, Brescia Bergamo. Se in queste partite si raggiungerà il punteggio di una vittoria a testa, si arriverà alla bella di domenica 18 di aprile. Questa è la situazione per i playoff, lo ripetiamo, chi vince i playoff accede in Superlega, per intenderci in A1. Per dirla alla vecchia maniera, adesso cambiamo argomento, passiamo al basket rapidamente, perché si era conclusa l'esperienza del CUS Ionico in Coppa Italia, praticamente al primo turno, sfortunata Taranto, ai quarti c'era andata poi Livorno perché Taranto aveva perso per 63-62, una sconfitta di un punto che ha rappresentato l'eliminazione forse inaspettata per Taranto, che adesso dovrà tornare a concentrarsi sul campionato di Serie B. Ricordiamo che per Taranto è raggiunta la seconda sconfitta consecutiva, ma Taranto resta comunque in testa nel proprio raggruppamento per il campionato, il raggruppamento D, nonostante i pari punti con Rieti che sono 30. Vi ricordo il prossimo appuntamento per il CUS Ionico in chiusura con la gara dell'11 di aprile contro Pozzuoli, che in classifica ha 10 punti ed è nelle zone di bassa classifica con giocate 17 partite e vinte soltanto 5-12 sconfitte, mentre invece Taranto delle 17 partite ne ha vinte 15 e ne ha perse soltanto 2, ma ha il vantaggio dello scontro diretto con Rieti. Per Taranto, che è arrivata alla sconfitta con Livorno in Coppa Italia, oltre ad aver perso in campionato nel terzo turno, forse anche qui anche a sorpresa sul campo di Cassino, obbligatorio è tornare alla vittoria per tenere staccata, almeno dal punto di vista virtuale, Rieti e prepararsi al meglio, rimanere in testa e puntare al massimo alla zona playoff per quanto riguarda, come dicevamo, Taranto e il suo obiettivo di poter puntare alla Serie A2. E dunque chiudiamo qui questa edizione di 100 Sport Magazine, questa puntata del 6 di aprile. Ha collaborato alla parte tecnica anche Vincenzo Musci per quanto riguarda gli altri sport. Grazie per averci seguito. L'appuntamento per 100 Sport Magazine è tra 7 giorni, dove parleremo sia del CUS con il campionato, sia della Prisma con i playoff alla vigilia, anche della gara in trasferta contro Cantù, ma la prossima settimana ci concentreremo anche sul campionato di Serie D perché c'è il turno infrasettimanale. Grazie e arrivederci.